Volete provare a fare questa cicala origami? È veramente molto semplice, si fa in poche mosse. Prima di tutto mi servono dei quadrati di carta colorata, meglio se bianchi da una parte e colorati dall'altra, se riciclati ancora meglio. Pieghiamo il quadrato lungo la diagonale. Ora che abbiamo piegato, ripieghiamo i due angoli di 45 gradi su quello di 90. E mentre facciamo questo possiamo riflettere sul fatto che gli angoli di 45 gradi sono esattamente la metà di un angolo da 90. Ripieghiamo verso il basso un'ala. Ripieghiamo la sua seconda ala. Ora ho due lembi della carta. Ripiego verso il basso il primo, piego verso il basso il secondo e cerco di tenere come riferimento questo asse di simmetria. Se ho bisogno lo piego. Ora abbiamo la parte un po' più difficile, prestate attenzione. Giro sull'altro lato. Su questo asse di simmetria che ho leggermente tracciato, devo riuscire a fare appoggiare questa linea. Stessa cosa devo fare di là, ma avendone già appoggiata una è più semplice, ho un punto di riferimento. Ecco, questo è il retro della cicala, questo invece sarà, diciamo, il suo lato migliore. Andiamo adesso a inventare degli occhietti. Possiamo prendere, come in questo caso, dei pezzi di carta e magari delle palline di carta più scura. E se anche voi in classe utilizzate la scopa, potete fare questo piccolo furto, qualche setola della scopa.